Ronaldo, tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Amiche e amici della Pallamano, ben ritrovati. Terzo appuntamento con Handball Talk, il podcast in cui ci ritroviamo insieme a parlare di pallamano. Sempre al mio fianco Gigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. Gigi, lascio oggi a te l'onore di presentare il nostro super ospite. Beh, guarda Matteo, è veramente un onore enorme perché ho il piacere di presentare, oltre che un amico, compagno di squadra, un allenatore, diciamo che io e lui siamo stati tutto tranne che marito e moglie nel mondo della pallamano, e quindi con l'onore e l'onere di questa investitura presento Pasquale Maione. Ragazzi, sono senza parole, sono già commosso, grazie per la bellissima presentazione e buongiorno a tutti. Ciao Maio, senti, ciao. Come va la chiusura forzata in casa? Senza palla a mano. Inizio ad essere stanco mentalmente, diciamo, no? Perché non è facile stare senza una cosa che tutti noi amiamo fare obbligatoriamente, e non è estate che andiamo al mare o ci prendiamo la pausa, è una pausa forzata nel clou della stagione, quindi la prima settimana magari uno stacca, ne approfitta per fare altre cose, per sistemare quei dettagli che non si ha mai tempo di sistemare. Poi dopo il tempo si allunga e diventa snervante. E adesso poi, tra l'altro, le notizie sono ogni giorno un po' più preoccupanti, anche ieri sono stati molti morti, quindi bisogna avere pazienza, ma ripeto, non è facile. Eh sì, Gigi, tu? Matteo, purtroppo è già il terzo appuntamento che abbiamo e lo apriamo in questo modo nel ricordare che stiamo attraversando una delle crisi sanitarie, quindi una crisi pandemica, una delle più grandi che l'uomo ricordi a memoria d'uomo, e probabilmente alla vigilia di una delle crisi economiche più grandi della storia dell'uomo. Quindi insomma, voglio dire, non è un bel momento, e noi però cerchiamo di pensare ad altro per andare avanti, e ovviamente l'indicazione e gli inviti sono sempre questi: rimaniamo a casa, perché comunque la fine di tutta questa storia dipende solo ed esclusivamente, anche più che solo, ma soprattutto dai nostri comportamenti. Quindi è importante ridurre il tempo della fine di questa pandemia, e questo sta anche e passa anche attraverso i nostri comportamenti, e rimaniamo a casa. Sì, purtroppo andrà tutto bene. Sì, andrà, questo ce lo auguriamo, ma in realtà sì, diciamo di esserne sicuri. Questo momento probabilmente è un momento difficile, non probabilmente, chiaramente ha riguardato ormai in maniera consolidata anche il mondo dello sport. Purtroppo, lo chiedo a entrambi, iniziamo da Maio, ogni giorno che passa è un giorno che fa spegnere la fiamma della speranza di una ripresa, no, della stagione. In questo momento sembra veramente difficile pensare di tornare a giocare a pallamano. Ma sì Matteo, io ti posso dare la mia opinione personale. Io credo che sia la strada giusta sia quella di sospendere i campionati, purtroppo, perché tutte le squadre di tutti gli sport, io mi riferisco ovviamente alla pallamano, fanno sacrifici enormi per poter fare un campionato, per poterlo portare a termine, per poter dare spettacolo a tutti quelli che vengono al palazzetto e tantissime altre cose. Ovviamente la prima cosa a cui dobbiamo pensare è la salute. In questo momento è difficile poter pensare di riniziare il campionato, anche perché se da domani ci dicessero che tutto è passato, comunque bisognerebbe andare un passo alla volta, no? Per tornare alla normalità. Quindi io credo che la cosa giusta sia iniziare a pensare al prossimo campionato, come organizzarsi e tutto il resto, nella speranza che proprio da domani ci dicano che tutto sia finito. Eh sì, Gigi? Matteo, un conto è quello che vorremmo e ci piacerebbe fare, un conto è quello che è lo scenario che si sta paventando davanti, perché chiaramente aumentano i tempi, ma era prevedibile, come era prevedibile che non si sarebbero rispettate e potute rispettare quelle date rose che potevano segnare la fine di questo momento tristissimo, e quindi si va verso la fine forzata dei campionati. Come preparare la chiusura e quale sarà
Quali saranno le decisioni delle federazioni o del CONI lo staremo a vedere. Abbiamo visto ieri, già è uscito, ha cacciato la freccia un po' il rugby, la federazione rugby, che da sola si è immolata verso questa strada, e quello che ha fatto il rugby è congelare tutti i campionati, congelare le promozioni e le retrocessioni e invitare, per guadagnare tempo, i propri tesserati ad organizzarsi già per il prossimo anno. Vedremo se questa è, se farà legge, oppure se, come dire, se questa scelta farà giurisprudenza, oppure se ci saranno delle correzioni da parte del CONI e delle singole federazioni. Sì, probabilmente correzioni non ce ne saranno, c'è solo, a corredo di quello che hai detto, riporto un'ANSA nella quale Malagò, il presidente del CONI, ha semplicemente detto: non sono contrario alla decisione della federazione rugby, non ne condivido il timing, ma questo perché credo che Malagò si riferisca al fatto, a questa deadline del 3 aprile per la sospensione del mondo dello sport, diciamo, italiano, e per un movimento comune dello sport verso questo tipo di decisioni, no? Io credo che in questo magari la federazione, anzi il presidente Loria l'ha rimarcato più volte, siamo completamente in linea con le decisioni del CONI, le decisioni del governo, no? Però al tempo stesso mi viene da pensare in questo momento che purtroppo il rugby è semplicemente l'antipasto di quello che succederà per gli altri. E in questo, tra l'altro, anche in Europa stiamo vedendo purtroppo, no, una situazione analoga, arrivano notizie un po' dappertutto. Mi ha incuriosito, è anche un po' stranito devo dire, nuovo calendario proposto, ipotetico in questo momento, non è ancora ufficiale, da parte della Federazione Europea, che mette, a parte, mi sembra difficile ipotizzare nuove date mentre le Olimpiadi vengono spostate all'anno dopo, ma a parte questo, Final Four di Champions League a fine agosto, con Sagosen che per esempio ha già firmato per il Kiel il prossimo anno e cambierebbe squadra e inizierebbe la preparazione, in teoria, in maniera del tutto ipotetica, a luglio. È una situazione abbastanza particolare questa, sarebbe uno scenario veramente strano, indecifrabile. Uno dei due. Chi inizia? Vai, tiriamo la moneta. Vai, inizio io. Vai. Mi prendo questa responsabilità. Sì, Matteo, come dici tu, cioè nel senso, noi siamo in una situazione più unica che rara, no? Cioè nel senso, non è che abbiamo, non è che ci possiamo guardare indietro e vedere cosa hanno fatto prima e fare la stessa cosa. Ognuno magari anche cercando di essere positivo. Propone una data, propone un'idea, no? Poi dopo bisogna vedere come andrà a finire questa cosa qui. Sì, forse è solo per darsi coraggio, diciamo, in realtà. Esatto, io credo che sia una cosa del genere, perché anche se obiettivamente, se poi va a finire che tutto finisce nel più breve tempo possibile, nel senso, se tutto finisce la settimana prossima, allora hanno lasciato la data d'agosto, e in effetti sarà un bel problema, come dici tu, perché non credo che tutte le società siano d'accordo. Quindi non so, meno male che non devo decidere io, perché sarei veramente in crisi. Ma io penso che sia la stessa crisi che ha colto la federazione rugby, e per tagliare la testa al toro ha detto: sapete che facciamo? Blocchiamo tutto e ci rivediamo magari direttamente il prossimo anno. Sono d'accordo con Maio e anche con Matteo, chiaramente. Secondo me sono date ipotetiche che magari possono mettere un po' di coraggio. Un po' tipo quella del 3 aprile, no? Che sembrava l'alba di un nuovo mondo, e invece questa alba è stata spostata e verrà spostata a data da destinarsi. Quindi vedremo se queste date propositive, più che positive, da parte delle HF potranno essere, secondo me, con grossa difficoltà, portate a compimento, oppure se sono chiaramente delle date da rivedere, da rivisitare e correggere. Anche perché, scusate se vi interrompo, io mi immagino un palazzetto non pieno, cioè nel senso, siamo abituati a vedere una finale di Champions League, certo, di Final Four, certo, con palazzetti con incredibilmente pieni. Io mi aspetto, cioè nel senso, io se avessi il biglietto in mano non so se ad agosto prenderei l'aereo per andare a vedere la Final Four della Colonia, e quindi penso che questa domanda se la facciano un po' tutti quelli che hanno il biglietto in mano. Io penso, Maio, che oltre a quello che stai dicendo, assolutamente condivisibile, il discorso è che a questo punto bisogna trovare delle scelte scegliendo il male peggiore,
perché la soluzione perfetta credo che non ci sarà per adesso. Il male minore, Gigi. Già siamo ben serviti. No, assolutamente. Il male minore, no? Quindi il male minore è pur di ricominciare a tutti i costi, facciamoci ingoiare la tristezza del palazzetto vuoto, se questo vuol dire migliorare le cose. Insomma, chiaramente, ripeto, la soluzione perfetta in questo momento credo che non ce l'abbia neanche Aladino. Vediamo. Sì, vediamo. Non lo so, io proporrei più per annullare la stagione, tutto, coppe comprese, ripartire, sperando di ripartire ad agosto prossimo con l'emergenza passata. Però vediamo, vedremo. Vedremo quello che succederà. Invece di consolidato, cioè quello che è successo fino a prima di questa purtroppo triste situazione, e di consolidato c'è il primo anno di Maione allenatore. Gigi, sì, Gigi. Fortunato. Guarda, praticamente la verità è questa: Maio ha smesso di giocare causando una pandemia mondiale. Suona così questa cosa. Sì. Com'è andata con Maio? Ancora un po', se questi sono gli effetti. È andata che amavo giocare e mi manca moltissimo, però ero proprio stanco e il mio corpo sentiva di non farcela più e avrei forse potuto fare un altro anno, ma ho voluto smettere cercando di lasciare un bel ricordo a tutti, anche con la nazionale. Poi è stato fantastico chiudere proprio in nazionale in Ungheria. L'ultima mia partita è stata là, l'ultimo allenamento l'ho fatto in Ungheria con tutti i ragazzi. Probabilmente se avessi fatto un altro anno questo non sarebbe potuto accadere, perché obiettivamente non potevo più tenere ritmi che hanno i ragazzi giovani, nazionale, che questo campionato con una pallamano sempre più moderna, sempre più veloce ha. E quindi ho fatto questa scelta qui. Poi mi è capitata, manco a farla apposta, quando stavo decidendo su cosa fare, stavo decidendo il mio destino, mi è arrivata questa proposta. Mi sono arrivate varie proposte anche per giocare, anche per andare all'estero, ti dirò. Ma ah sì? Davvero? Sì, mi è stata dici dove a questo punto? È un ragazzo ad Atene. Okay. L'EK Atene mi ha chiamato, un ragazzo che è diventato allenatore, che giocava, abbiamo giocato contro, ci conosciamo, siamo amici miei, mi ha mandato un messaggio con scritto che aveva bisogno di un pivot con esperienza, e io gli ho detto che l'avevo finita perché smettevo di giocare, che era troppa l'esperienza, dovevo smettere. E quindi peccato, perché magari se mi avesse chiamato un paio d'anni fa sarebbe stata una bella prova ad andare, una bella parentesi di vita, certo. E niente, poi dopo magari una bella scommessa, no? Perché insomma sì. ne hai prese e ne hai vinte tante, quindi insomma di scommesse. Sì, però con due bambini piccoli è difficile muoversi tutti. Cioè, lo farei, perché per la pallamano la vita è la mia vita, mia moglie lo sa, mi ha conosciuto, che lo sapeva che era malattia la pallamano. Però diciamo che questa proposta di allenare vicino a casa, poi è una squadra di A2, no? Quindi iniziando piano piano, diciamo, non iniziando subito magari in A1, dove devi capire, perché non è detto che se hai giocato ad alti livelli o hai avuto tante esperienze come giocatore, poi sei anche un buon allenatore, un ottimo allenatore. Ad esempio, se no Maradona sarebbe stato il top, invece così non è stato. E quindi diciamo che mi sono trovato bene, siamo stati sfortunati perché quest'anno ho dovuto interrompere sul più bello, però mi sono trovato abbastanza bene. Ovvio è molto più difficile rispetto a giocare, perché il giocatore... Ecco, questo volevo chiederti, com'è il passaggio? Perché il passo è breve dal campo alla panchina, però immagino che ci sia un mondo dietro che cambia poi. Guarda, la differenza principale è che da giocatore tu sei impegnato mentalmente un'ora e mezza, o tre ore se fai due allenamenti al giorno, cioè nel senso tu vai al campo la mattina e finché l'allenatore non fischia il tuo cervello è libero. Poi l'allenatore inizia a fischiare, inizia a dire quello che devi fare e tu ti concentri su quello che devi fare. Appena l'allenatore fischia la fine dell'allenamento è finito, cioè nel senso poi sì, puoi pensare allo schema, puoi pensare a cosa fare in quella situazione, però 5, 10, 15, 30 secondi, dopodiché non ci pensi più, oppure ti vedi una partita in modo tranquillo. Invece l'allenatore diciamo che è libero dai pensieri proprio in quelle tre ore, perché nel campo
non deve più pensare, deve fare quello che ha preparato durante la giornata, quello che ha preparato a casa, nel lavoro a casa, tra video, tutte le idee, come trasmettere le idee ai giocatori, ai ragazzi, è un lavoraccio, però devo dire che, come dicevo prima, la pallamano è una malattia, e facendo l'allenatore, andando al campo, riesco a sfamare il mostro che ho dentro, che ha bisogno di pallamano. Gigi, mi avete già bruciato le prime due domande, dando già le prime due risposte, quindi io passerei alla terza che avevo preparato per Mario. No, scherzo, chiaramente le curiosità sono tante. Infatti io quella che ti volevo chiedere, magari può completare tutto quello che hai detto, se c'è stato un preciso momento in cui hai capito chiaramente di essere diventato allenatore e che la vita da giocatore comunque in qualche modo era ormai definitivamente alle spalle, se c'è stato una foto, perché poi chiaramente un conto è la decisione e un conto è la testa, no? Tu puoi decidere ma ancora non realizzare. Hai realizzato veramente? E se sì, c'è stato un preciso momento in cui hai avuto chiara questa situazione? Allora, chi mi conosce lo sa che io sono sempre stato, passatemi il termine, un po' rompi palle, no? Anche in campo. Dillo. Allora, tutti i ragazzi che hanno avuto a fare con me, anche gli allenatori stessi, anche Riccardo Trillini, sempre ci scherza su questo fatto che io facevo il professore in campo, no? Però è un'indole che, cioè, nel senso, mi veniva spontaneo, ma per aiutare i ragazzi, i miei compagni di squadra, cercavo di mettere a disposizione la mia esperienza, sbagliando, per l'amor del cielo, molte volte. Magari ma non sì. Chiaramente l'istinto, chiaro che anche l'adrenalina e l'energia di quei momenti ti porta un po' a automaticamente alzare i toni, ma non per me. Il mio carattere è quello, se vi aspettate che vi dico le cose con calma mentre giochiamo, non sono io, sono molto istintivo. L'ho sempre fatto cercando di dare una mano a chi mi era intorno, ai miei compagni di squadra, al mio allenatore, alla mia società. E quindi diciamo che mi è venuto molto naturale. Ovvio che un conto è farlo da giocatore dicendo a un ragazzo vai là, fai questo, passami la palla, guarda lì che il sol, e un altro conto invece è trasmettere la tua idea di gioco di pallamano a tutti i componenti della rosa. Non c'è stato un momento preciso, rispondendo alla tua domanda, sì. L'ho sempre avuto dentro, diciamo, l'ho sempre sentito, sì. E poi mi rendo conto che, ripeto, non potrei mai stare senza pallamano in settimana, cioè non sono uno che va al sabato a vedere la partita e è a posto, ho bisogno di fare pallamano tutti i giorni, lo sento proprio. E un gioco, secondo voi, senza voler chiaramente, tra virgolette, tirare la chiusura di carriera a qualcuno, ma chi è il prossimo dei giocatori, diciamo, d'esperienza del campionato, giocatori simbolo della pallamano italiana che diventerà allenatore? Che ha le caratteristiche? Se posso rispondere per primo, Gigi, dimmi. Dai, Gigi. Stiamo dicendo la stessa cosa, vai, certo. Vai. Per me è uno che diventerà un top allenatore, oltre a essere stato un grande giocatore, Mario Sporcic, e penso che sia prontissimo, cioè io l'ho avuto come compagno di squadra e lui è un altro che in campo ti dava indicazioni, cioè tu lo capivi quello che lui ti diceva in campo, è un centrale, quindi è abituato a dire alla squadra come muoversi, come fare, però Mario secondo me diventerà un grande allenatore. Gigi? Hai visto magari che il Bolzano ha cambiato allenatore l'anno prossimo? Ecco, questo l'hai detto tu adesso, io lo stavo per dire. No, tanto è una notizia che è uscita anche questa mattina sui quotidiani altoatesini, sì, la leggevo ieri sui giornali online finlandesi, è in accordo con la squadra del Kops, che tra l'altro è una squadra importante in questo momento in Finlandia, Dorsek naturalmente. Sì, allora, i migliori auguri a Dorsek, spero di poter fare di qui a poco anche i migliori auguri, migliori in bocca al lupo a Mario Sporcic, sono assolutamente... Questa è un'investitura da parte vostra praticamente. No, investitura, no, è magari un... perché? Un'idea, che cosa può essere? No, gli auguro di giocare altri 10 anni, ma prima o poi... Ma Matteo, Mario l'abbiamo visto l'ultima volta, io e te in campo, subito dopo il campo l'abbiamo visto con il microfono in mano, quindi insomma è un ragazzo di una maturità... sia, come dire, di atteggiamento, di comportamento, tattico, tecnico, come guida, come compagno di squadra, come immagino futuro allenatore, insomma, è una persona che
credo sia assolutamente pronto. Sì, sì, indubbiamente, sono d'accordo con voi, è il nome, in realtà era il nome al quale volevo arrivare, poi ci siamo arrivati in maniera molto naturale. Lo stesso nome prima che io lo dicessi, quello sì, volevo sapere. Invece, voi avete avuto un rapporto allenatore-giocatore anche tra voi due nell'esperienza del Beach, e volevo arrivare... Intanto, Mario, tu lo sai che Gigi ha fatto i test fisici con la nazionale di beach handball che avrebbe dovuto giocare i mondiali? Sono stato informato. Mi è arrivata la notizia. Sono contento per lui perché sono convinto che, nonostante l'età, perché anche lui sembra giovane, ma in realtà è vecchietto, possa dare un grande contributo. Cioè, almeno quando io è venuto nella mia nazionale che allenavo io, è stato, come diceva lui, un faro per tutti gli altri ragazzi. Serve un uomo come lui in tutti gli spogliatoi. Gigi? Lacrimuccia, aspetta un attimo che me la asciugo, un attimo che mi sono arrossito, grazie Mario. Sì, per me è stato, vabbè, intanto grazie e ringrazio Mario per i complimenti, e poi per me è stato un onore poter essere, come dire, considerato in grado di poter dare una mano in qualche modo a questa giovane nazionale, che ha ovviamente ambizioni di fare bene, dato che comunque il mondiale è previsto sul territorio nazionale, quindi il torneo è previsto a Pescara. Ha ovviamente tutto da prendere con le pinze, date, posti e quant'altro. E niente, quindi, come dicevi tu, Matteo, mi sono già esibito nei test atletici. Quindi, sì, volevo arrivare a chiedervi, siccome entrambi avete vissuto, tra l'altro Maio anche di lunga data, ma anche Gigi in realtà di lunga data, l'esperienza del beach, che cosa vi piace del beach handball? Perché voi siete stati entrambi giocatori di vertice nell'indoor, e non è esattamente scontato vedere giocatori di vertice dell'indoor poi impiegati anche e impegnati anche durante l'estate nel beach, insomma, perché di solito il beach si fa nel momento in cui ci si riposa dall'indoor. Guarda Matteo, io ho avuto bellissime esperienze come giocatore di pallamano, grazie a Dio sono riuscito anche a vincere tanto e a girare tanto, ma credo che le mie esperienze più belle nella mia carriera le ho fatte proprio col beach. Inoltre penso che è difficile da far capire a molte persone, a molti allenatori, a molti ragazzi, ma il beach sia il proseguo della pallamano, cioè dell'handball indoor, perché tu non smetti mai la stagione, cioè tu torni a lavorare ad agosto pronto, cioè sei sulla sabbia, lavori sulla sabbia divertendoti, perché alla fine è uno sport difficilissimo, perché i tempi durano 10 minuti proprio perché si muore, perché sotto il sole, sulla sabbia, è una gioia stare, non so, c'è un'atmosfera fantastica, mi è rimasto nel cuore. Io spero un giorno di tornare ad avere la possibilità di poter lavorare, fare qualcosa. Non è facile perché è difficile organizzare d'estate queste manifestazioni in Italia o andare fuori in Europa, ma è uno sport bellissimo, veramente una cosa fantastica. E io concordo con quello che ha detto Mario e rilancio, perché quello che ha detto lui è tanto vero quanto a questa riflessione. Cioè, solitamente tutti sanno che la fase di recupero è altrettanto importante nello sport, no? Come la fase di lavoro. E in qualche modo è giusto anche staccare la spina da quello che è la pallamano per magari un mese, due mesi di recupero, per poi riniziare con la voglia, scarico mentalmente, quindi con tutta l'energia del caso. E quindi potrebbe ingannare il fatto di dire ok, smetto di giocare indoor, vado sul beach, quando rinizio non ho mai staccato spina, quindi posso essere, no, ancora imballato mentalmente. Invece no, si rinizia con una sensazione bellissima, perché non hai mai staccato di giocare a pallamano, non hai mai smesso di giocare a pallamano, ma in realtà hai fatto un altro sport. Quindi quando rinizi nell'indoor hai voglia di giocare a pallamano nell'indoor, hai tutta l'energia e l'adrenalina giusta per poter iniziare con il piglio e sei anche abbronzato, tra l'altro. Esatto. Inoltre aggiungerei, che non è un dettaglio da poco, che nella mia breve esperienza mi è toccato convincere qualche giocatore, nel senso che chiamavo qualcuno e questo qualcuno mi diceva, senza fare nomi, mi diceva no, tu sei pazzo, no, io d'estate vado in vacanza, no, io d'estate non c'ho, stacco la spina, poi alla fine sono riuscito a convincerlo
E questo personaggio mi ha detto grazie, grazie perché mi hai fatto fare la cosa più bella della mia vita e tutt'oggi vogliono tornare a giocare, spero di essere chiamati. E quando all'inizio magari mi dicevano no, tu sei pazzo. Quindi consiglio a tutti di provare almeno una volta a fare questo sport, ad andare a fare qualche torneo, a vivere l'atmosfera stupenda che c'è in questo beach, nel beach. Poi immagino che i mondiali in casa devono essere proprio una cosa eccezionale. Bene, vedremo quando ci saranno, naturalmente, anche in questo caso è molto 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 probabile un rinvio, ma l'importante è che ci siano, poi quando si gioca a questo punto cambia poco. Beh, ti aspetta, e io non lo so perché io voglio tener duro, però poi non è mai finito. Fai il commentatore Un anche. capolavoro per tutti, per me è un capolavoro, No, il bello è che deve anche fare il commentatore, ma deve trovare un modo, deve inventarsi qualcosa. Sì, la GoPro sulla Multitasking. maglietta, esatto, la GoPro sulla maglietta con gli AirPods nelle orecchie e poi se non ho problemi giocherò così, E magari io mi pensavo avvicino che al avessi campo. già messo nel mirino, non so se hai letto, che il Beach, la federazione internazionale, ha mandato la candidatura per i giochi olimpici del 2024. Pensavo che avessi già preso di mira le Olimpiadi del 2024 come giocatore. No, 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 un gradino per volta, anche perché non avevo ancora letto questa cosa, quindi adesso un attimo devo iniziare a Ti devi pensare a questa informare, cosa. ti devi Mi devo informare. informare bene nei dettagli, sì. In bocca al lupo, Gigi. Grazie, credi Maio, credi. Ne ho bisogno. Io vi ringrazio entrambi, grazie Maio, saluta anche la famiglia, perché ho sentito storie, cioè rumori di vita vissuta in sottofondo, Sì, naturalmente. e purtroppo i bambini è difficile da zittirli. Va bene, Va va bene, bene. senti, le mie altre due domande te le farò un'altra volta, magari te le farò in privato. Gigi, Adesso siamo a vado a 26 minuti, sistemare. se ne hai una Certo. la puoi fare se vuoi. No, allora io avevo due dubbi. Allora, uno era se hai ancora la passione della fotografia, dato che la tua compagna di viaggio in mille trasferte, in mille stanze, era la macchinetta fotografica che poi ho perso un po' di vista. Questa era una mia curiosità, intanto. E la seconda, invece più seria, era dato che lui ha fatto tantissima strada all'interno della pallamano, un percorso molto lungo, se ci può dire una sorta di bilancio, se ci può fare una sorta di bilancio, cioè a memoria sua, da dove veniamo, dove siamo in questo momento e dove possiamo arrivare con la pallamano italiana. Maio, Gigi è Dato. diventato ingestibile, Sì, ormai. domande alla Gigi Marzullo. Sì. Ascolta, allora, Esatto, come Maio. la prima domanda è sì, la passione c'è sempre, ma il tempo è molto molto meno. E quindi quando posso, quando vado in vacanza con la famiglia o magari al mare, cerco sempre di portarmela dietro, ma rispetto a prima, l'uso che ne facevo prima è Sì, calata. Però la fotografavi passione c'è. anche le formiche, te lo Sì, ricordo, sì, no? sì, sì. Perfettamente le formiche. Quando si è giovani magari si ha più tempo di sperimentare, però la passione c'è sempre. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai fatto, quella più seria, ho visto veramente un grande cambiamento, no? Io ho 37 anni, ho iniziato a giocare a pallamano a 13, quindi di tempo ne è passato, soprattutto nella gestione dei giovani. Io vedo veramente un cambiamento in questo, cioè nel senso noi in Italia di talenti ne abbiamo sempre avuti, anche quando io ero giovane. Tutti parlavano di questa cosa qui, no? Non ci sono talenti. Io invece mi guardavo intorno e vedevo tanti ragazzi forti, tant'è vero che quando noi in Under 16, nazionale Under 16, nazionale Under 18, andavamo a giocare, sì, si perdeva, ma non erano risultati da scalare, cioè, non so, divari incredibili. Magari sì, la Francia aveva qualcosa più di noi, però il Portogallo stesso, tutte le altre nazionali ce la lottavamo in questo. E il Portogallo, quella generazione, adesso negli ultimi europei ha fatto benissimo. E quindi secondo me si sbagliava la gestione di questi talenti, la gestione di questi ragazzi, no? Si lasciavano un po' allo sbando. Una volta finita la nazionale Under 21, che era l'ultima nazionale, si lasciavano, ognuno doveva crescere per conto suo, diciamo, in base a chi aveva in società, in base alla società, a che campionato giocava. Invece ora si sta coltivando questo talento, nel senso si fa un grande lavoro sul territorio per vedere quali sono i talenti più grandi che abbiamo e poi non si lasciano soli, anzi, si fanno tanti più stage rispetto a prima, si mandano i giocatori si aiutano i giocatori ad andare in squadra all'estero, a farli crescere, si aggregano prima alla prima squadra e questo penso che sia.
la via maestra da seguire, anche perché non, cioè, nel senso, non è che ce lo stiamo inventando noi, basta vedere quello che fanno le altre nazioni, le altre squadre di top livello. E quindi questo penso che sia il passaggio più grosso, e mi auguro che si continui su questa strada, perché i risultati si iniziano a vedere. I vari Colleluori, Jim Engon, tutti gli altri talenti. C'è anche un'altra cosa in questo. Io li ho intervistati diversi adesso in questi giorni su Instagram, in questi giorni approfittando del tempo. Ce ne sono tanti che hanno anche l'ambizione, magari chi non c'è già andato, dice: io ho nel mio obiettivo di carriera di fare un'esperienza all'estero. Questa è una cosa, positiva. Ma l'ambizione c'era anche prima, Matteo, perché ad esempio ho sempre avuto l'ambizione di andare a giocare all'estero, però se la squadra non la trovo io... Ah beh, certo. Il fatto che però ce ne siano diversi che hanno aperto la strada probabilmente ci facilita. Sono andato 26 anni ed ero uno dei primi, a 27 anni sono andato in Spagna ed ero uno dei primi ad andare fuori. Tu Skater e Tokic praticamente. Esatto. No, c'era un Geremia Massa. Io sì, Geremia capito, Massa, però vedi. Tu, Skater e Tokic, sei stato nella top 5 praticamente. Sì, mi ricordo che anche Dami Ropalic era andato a fare un'esperienza in Spagna, però si contavano sull'Avano. Sì. Invece adesso sì, è una cosa normale, no? Anzi, poi io aggiungerei, prima era, cioè io giovane, guardavo i grandi a cosa facevano per allenarsi. Adesso io quando guardo i video che pubblica Mengon rimango a bocca aperta, cioè nel senso vorrei andare là, vorrei tornare a allenarmi, cioè quando vedo cose che fanno che mi lasciano veramente a bocca aperta, o quando vedo quelle luori come si allena, cioè sono io che devo imparare da loro, non loro che devono imparare da me, e per me questo è il futuro. Questa è una bella cosa che hai detto, quest'ultima mi è piaciuta proprio tanto. È la verità. Hanno altre strutture, hanno altre cose che speriamo che un giorno in Italia sia normale ad averle, però per ora è un'utopia, no? Perché purtroppo in Italia la pallamano è uno sport ancora di nicchia che deve crescere parecchio, e quindi io seguo tutti questi ragazzi perché veramente mi fa piacere vedere come lavorano. È ovvio che poi lavorando così non puoi che diventare forte. Certo. E questa è una bellissima cosa, Matteo, perché se mi posso permettere di aggiungere il complimento, insomma di concludere il complimento che hai appena fatto, questo vuol dire essere veramente innamorati di questo sport, non avere la malattia che purtroppo spesso e volentieri accade, no? Nel momento in cui smetti di giocare inizi a guardarti indietro e a parlarti addosso. No, invece, mai sia. Avere questo mai sguardo sia. Avanti, essere portato comunque ad essere innamorato del miglioramento, del mettersi in discussione, cercare di migliorarsi giorno per giorno, penso che sia la chiave per futuri successi, insomma, assolutamente, per migliorarsi sempre, perché questo è possibile. Io me lo auguro, ma l'importante è che ho già battuto Gigi, ci tengo a sottolinearlo, quindi sono posto così. Cosa? No, dico, meno male che ti ho già battuto. 1-1 siamo. No, esatto, bravo. No, perché io pensavo a poker. No, esatto, siamo. No, beh, appunto. Ridimensiona questa affermazione. Va bene, io continuerei a ascoltarmi per ore, perché veramente probabilmente Gigi possiamo già rimettere in calendario un altro appuntamento con Maio a questo punto. Beh, quando volete. Sì, bene, molto volentieri. Grazie Maio. Grazie mille. A voi, è stato un piacere. Ciao a tutti. Ciao Maio. Gigi, noi ci risentiamo settimana prossima. Ok, ti aspetto. Tra l'altro non saprei dove andare, quindi non vedo l'ora che arrivi la prossima settimana. Esatto, sono la tua salvezza. Sì. Grazie anche a tutti voi che avete scelto di ascoltarci. Handball Talk torna domenica prossima. Buona pallamano a tutti. Ciao. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!